Sono qui con questo mio amico Vincenzo Monaco. In descrizione trovate il link del suo canale. Perché? Perché abbiamo deciso insieme di portare una doppia collaborazione, però adesso lascio a lui la parola e vi spiegherà in breve quello che andremo a portare. A te la parola. Allora, buonasera a tutti, perché giustamente si è fatto l'una e 55 e noi geniacci del male ci si mette a quest'ora. Nulla, io mi chiamo Vincenzo Monaco, anch'io ho il mio canale di YouTube, ho tre video che parlano di skate, dove io faccio dei saltate, degli spot nel termine tecnico nostro, è come dire un punto di riferimento dove i ragazzi si va a fare dei salti o delle acrobazie. E poi un video io che unboxo un mouse. Però di quello che si deve parlare altro, sono i minerali, quindi la passione che anch'io ho portato fin dalla mia infanzia. E stasera noi porteremo argomenti che abbiamo trattato qualche minuto fa, quindi sul fatto di come anche il tema che si fa chiamare vodka può essere a contatto con un semplice minerale, come può essere un quarzo, come può essere un diamante, come può essere un'ametista, come può essere tutto. E l'economia purtroppo a minerale ci sta. Quindi perché ci sta? Perché il minerale nasce dalla terra, però è l'uomo che si occupa di tirarlo fuori e esaminarlo, vederlo, ammirarlo. Però purtroppo l'uomo non è sempre stato bravo, educato, leale. Esistono anche gli uomini che in politica fanno gesti sleali, e questo si chiama potere di dittatura. E io, diciamo, anche nel mio, diciamo, percorso scolastico sto portando anche i minerali come punto di riferimento di quell'argomento che io porterei, che sarebbe l'economia sociale. E poi magari in un prossimo video, in una live, qualcosa del genere, magari ve ne parlerò. O nel giornale, o in una live del mio, non lo so. In qualche modo ci si può sentire su questo argomento. Però si diceva che l'economia ha preso il potere anche su questi minerali, diciamo, di questa passione che io ho iniziato all'età di forse più di 11 anni, quando avevo 11, forse anche meno, ha preso il potere e ha rovinato tutto ciò. Si parla di montagne, e se si parla di montagne, come anche il nostro caro Pasquale o Mineral Extreme ne ha parlato, e quello è il Monte Serra, che è stato uno, diciamo, degli esponenti montagne, esponenti alpini, dove c'è stato il massimo tasso di bombardamenti, detto più semplicemente, da persone qualificate a livello, diciamo, perché sapevano come adoperare il crisolo, fare casino per prendere tutto il quarzo, tutti i minerali più preziosi di quella zona pisana. E infatti, a tal Però proposito, io ricordo che nel video a collaborazione fatto con Minerali Cristalli, andatevelo a rivedere se ancora non l'avete visto perché merita, lo stesso Minerali Cristalli mi diceva sotto un commento, rispose sotto un commento dicendo che le eccessive forse escursioni, quindi tutte quelle persone che sono andate a cercare quarzo su Monte Serra, hanno un po' rovinato il Monte Serra stesso. E quindi ci ricolleghiamo quindi a questo discorso. le vite dei poveri abitanti nelle vicinanze del Monte Serra, che è stato un evento oltre che a rovinare le vite, ha portato anche a una divulgazione giornaliera tosta, giustamente perché si è fatto sentire non soltanto dalla popolazione, ma anche dai media e dalle varie
reti di sintonizzazione giornalistiche, il resto. Però ci sono anche fuori dal nostro continente italiano, ci sono miniere come del coltan del Congo, che ne ha ricevute di grosse botte, Quindi tutti non quei solo sull'Europa, paesi sottosviluppati, diciamo. e sottosviluppati, dove il potere dittatoriale persiste maggiormente di più di come lo stiamo vivendo noi italiani. Giustamente lì in Africa la fame esiste già dall'inizio. Magari non so, forse sinceramente non sono qualificato per le informazioni su quando è iniziata, diciamo, la siccità nell'Africa, però già da prima forse delle prime guerre mondiali, questo fenomeno che è dato alla fame ha portato anche a un ripensamento delle persone di cui sono state informate. Quindi ragazzi, bambini, adulti, adulte, venuti informati da dei ragazzi che lavoravano alla RAI, dicendo che, diciamo, le persone che lavoravano e vivevano nel campo dovevano soffrire per sviluppare un solo smartphone. Non ti dico l'iPhone, non ti dico l'iPhone, ma se un telefono touch. L'uomo sa che comunque crea dei danni all'ambiente, però comunque, anche se lo sa, fa appunto questa cosa dannosa, anche se sa che in realtà è dannosa. Loro soffrano lavorando a mani nude, insanguinandosi In condizioni le mani, in condizioni di rischio, non salutari. magari a livello morale, fisico, in tutti i suoi aspetti, vengono chiamati minerali e telefoni insanguinati. Ma in realtà non sono solo i Cose che minerali o i telefoni, anche un vestito, anche delle scarpe, anche un pallone da calcio. Purtroppo dietro c'è questa triste realtà. Non è l'unica collaborazione che porteremo, perché all'inizio ho parlato di doppia collaborazione. Cosa vi possiamo dire adesso dell'altra collaborazione? Allora, Vincenzo. era per il fatto che ogni anno, diciamo, di un paese dove io vado ogni giorno a scuola, ci sarebbe un evento che ogni anno l'ARCI di questo paese, che si chiama Cecina, crea insieme alla collaborazione sia dell'ARCI che gli offre lo stabilimento e del gruppo mineralogico Hauser Cecina, che è il gruppo dove ogni anno frequentano all'incirca una decina, quindicina di banchetti e bancarelle all'interno di questa palestra, nella vendita e nella mostra di minerali e fossili. E parlando di conoscenza, siamo già arrivati alla 24ª rassegna. Che non è poco. Faremo Quando riparteciperò a questo evento, io inviterò Mineral Extreme a partecipare alla live che farò, non so, forse tramite Facebook o tramite YouTube in modo, perché sinceramente io non ho mai fatto live su YouTube, quindi non so proprio come fare. Quando la vedrò la situazione, inviterò Mineral Extreme a partecipare in diretta alla manifestazione della 25ª rassegna minerali e fossili di Cecina. Perfetto, quindi non perdete questa doppia collaborazione che uscirà prossimamente sul canale, vi aspettiamo tutti e due, a breve avrete più notizie di entrambi gli eventi. Detto questo, ringrazio il mio amico Vincenzo Monaco Grazie e ci vediamo poi a questa doppia collaborazione, non perdetela.